Salve a tutti, sono Donald Trump. Qui l'eccellenza fisica umana. Mamma mia, ho vinto le elezioni con questi due cannoli. Tiè, beccati sta perfection. L'unico che ti può uscire dal Matrix del bodybuilding italiano. Scrausieter falliti, supportate il profeta della verità. Mettete io mi piace, parlo anche romano, ma che non usi anche che linguaggio? E di che scrauso parliamo oggi? Vuol dire dopo la sigla. Ci vediamo dopo, scrausi. Abbasso Biden. Allora, falliti, oggi di che parliamo? Ringrazio innanzitutto Donald Trump che mi ha fatto l'intro profetico. Ti saluto Donald, dopo se mangiamo un donut. Allora, oggi di che parliamo? Di quel pidocchio rifatto di fisico da spartano, cioè più umano che Sparta, perché c'è un fisico che pare una clessidra, ma l'ha visto com'è fatta? Oh, mamma mia, è alto un metro e una virgola. Che veramente non stavo a guardare, sembra una bottiglia rigirata, cioè sembra una pera rigirata, sì, sembra una pera cascata dall'albero girata al contrario. Ora ragazzi, vi faccio vedere un video che comunque mi ha mandato un mio fan profetico, visto che ormai Erpagani tempesta proprio di pubblicità, proprio ho detto YouTube e tutti quanti i social, mi hanno mandato questo video, non so se è comparso su YouTube o su Facebook, di un ragazzo che comunque è seguito da sta clessidra. Insomma, parla dei suoi miglioramenti fisici, andiamo un Sei attimo a sentire. secco, mi dicevano, dovresti andare un po' in palestra. Il problema è che in palestra ci andavo Ah, ci 4 volte a andavi, quattro settimana volte da due alla settimana. anni, ma nessuno si accorgeva della Ma sai differenza. che ci andavi allora? 65 kg per 1,82, praticamente un bastone vestito. Mamma mia, mi sembra una piadina, oh! Cioè, sembra una piadina chiusa, un fisico normalissimo della persona che non si allena. Quindi ovviamente, cioè, già te lo dice il profeta sentendo il video, parla in questa maniera, non avevi mai fatto un cazzo, non avevi seguito nessun programma, e dopo magicamente col programma dei 18 minuti al giorno, andando comunque prima ti allenavi 2 ore al giorno, un'ora al giorno, un'ora e mezza al giorno, e non avevi ottenuto risultati. Adesso invece con 18 minuti al giorno scommetto che hai ottenuto ottimi progressi. Vediamo un po' che dici, va. Eppure, seguivo religiosamente la scheda È dell'istruttore, tagli di fondamentale, nutrizione eh. Vedi, personal consigliato, design, fino a capiscono un soldi che non cazzo. avevo per comprare integratori frullati di proteine. Bravo coglione, ma che cazzo ti servono? Integratori frullati di proteine, che pesi come una sottiletta. Metterà a magnano e piano piano incrementando comunque i carichi, avendo una programmazione specifica ben fatta. Se vedete che i trainer te sala, ma chi te sei trovato? Oh, giusto perché babbaro ti entra la sala. Ma non vedi come stavi col barattolo di proteine? Come molti personaggi che pensano che sono necessari questi integratori. Allora, ci sono degli integratori che comunque servono, che sono ottimi comunque, come ad esempio sì, le proteine in polvere se devi raggiungere il tuo fabbisogno proteico, ma non è che sono miracolosi. Infatti tutte le persone che hanno cominciato a fare palestra hanno questo mito, le proteine, diventiamo grossi, diventiamo enormi, squartati, quando vedete il risultato, via, una piadina. Ora andiamo a vedere quello che dice nel video. Ma eccomi lì, con le costole sporgenti e le braccia di un ragazzino. A parte che qua mi sembra che c'hai 12 anni, quindi palestra, adesso c'hai 40 anni, c'hai i capelli brizzolati, qui c'avevi 12 anni e sembra che tua madre ti ha data la merenda che sei uscita appena da scuola, quindi di cosa vogliamo parlare? Immagini vecchie, adesso c'hai 45 anni, qui in questa immagine c'avevi 12 anni, ovviamente non avevi ancora una muscolatura ben stabilita e ben definita, magari in palestra neanche ci andavi e adesso ti sei messa a dire che comunque grazie a questo programma 18 minuti al giorno il mio fisico è stato stravolto, mo se lo vediamo un attimo. Cosa sbagliavo, mi chiedevo. Tutto C'era sbagliato, qualcosa che che non avevo arrivavo in capito palestra, giusto? vedi, questo è un fisico deallenato, la palestra non sapevi manco come era fatta. Tu in palestra, aprivi la porta della palestra, guardavi un attimo la situation e poi richiudevi. Cioè, questo per te era il concetto di palestra, ma già se vede, il profeta ti ha fatto una lastra, già guardate, a parte che sei una lastra, cioè così sei proprio una radiografia. Andiamo avanti, Ma va. ero condannato a sentirmi secco e debole per No, sempre? No. Non lo hai ero, capito? solo anni dopo però ho scoperto che non era una questione di allenarsi di più, né di mangiare di più, No, ma di cambiare certo. brand di proteine. Ma certo, mi pesi 62 kg, non è che devi mangiare di più, per 1,80 m devi rimanere a 62 kg. Quindi l'importante è il programma, mangiare di più non serve un cazzo, infatti i chili li metti così, cioè aumenti di massa muscolare senza bisogno di mangiare di più. Infatti al profeta adesso che sta a 3.800 calorie, che vuole crescere, aumentare la sua massa muscolare, non serve mangiare di più, mi serve il programma del fisico da spartano. Quindi non c'è bisogno mangiare, andare in surplus calorico, non serve un cazzo. Mangiamo come sempre, anzi lo sai che ti dico, neanche mangio più perché no, le proteine non contano. I carboidrati non servono a niente, serve soltanto il programma. 18 minuti, al tempo di fatta una pippa.
Quello che mi mancava era un piano adatto a testa al mio tipo di fisico. Immagino che anche tu, un programma mirato, il cosiddetto programma mirato, non metto netto, e qualcun altro che invece prende peso solo guardandolo il cibo. Sì, ci stanno questi personaggi che persone che sono già, diciamo, che ingrassano per via del loro metabolismo, che comunque molti anche hanno la scusa che veramente pesano come una tonnellata, come due lavatrici messe insieme, e dicono io non riesco a dimagrire, te credo, hai mangiato fino altro ieri, ti sei mangiato Natale, questo, quell'altro, eppure tanto stai parlando dell'anno prossimo, quindi è normale che non dimagriscono. Oppure certe persone, io non riesco ad aumentare di peso e mettere massa, ma quando magari vai a fare un conteggio calorico di quello che mangiano, questi ti dicono io mangio tanta, profè, a fare conteggio calorico mangiano 1700 calorie quanto una donna, tutta la settimana mangiano un cazzo, al fine settimana se mangiano qualche pizza, qualche hamburger, o io ho mangiato tutta la settimana, mi sono mangiata la pizza e l'hamburger, facendo il conteggio calorico settimanale assumo 1700-1800 calorie, neanche il fabbisogno di una donna, e com'è che rimango secco? Fate una domanda e date due risposte, no? Ecco, come si può pensare? Di modo va a brizzolà, Jackie Chan è questo. È assurdo, no? Ecco perché molte persone che vanno in palestra e si impegnano nella dieta fanno fatica a ottenere risultati. Io ho sempre ottenuto tutto. Seguono un piano sbagliato per il loro tipo di fisico. Vedi, dopo che ho scoperto il mio tipo di fisico. C'è sta proprio il tipo di fisico. Ad una velocità che è imbarazzante. Sono passato da non vedere alcun progresso a trasformare il mio fisico così stravolto. Che alcune persone mi hanno persino accusato di prendere delle bombe. Le bombe ce l'hai in testa, cioè Hiroshima e Nagasaki in testa, ma non vedi come stai io. Addirittura se quel fisico è da bombarolo. Sto fisico profetico che è, scusate, cioè sta scultura profetica rara, umana, granitica, che mi sembri moscio, che mi pare una piadina sciorta. Vediamo un attimo. Ma questo è il potere di seguire un programma adatto. Grazie a quel potere, grazie al 18 minuti workout. Cliccando sul link qui in basso. Ok. Un test gratuito che è molto accurato, che ti svela i somatotipi. Richiede solo un minuto e alla fine troverai anche un piano adatto a te. Lo considero un must per chiunque prenda sul serio i propri risultati in palestra. Quindi clicca sul link qui in basso e ti prometto che sarai felice di averlo fatto. E dopo 3 mesi i risultati sono stati veramente, veramente tangibili. Risultati tangibili in 3 mesi. Allora, questi promettono risultati in 3 mesi brevi, che veramente non ci stanno i miracoli, ma neanche che bombe. Risultati in 3 mesi, forse soltanto con le bombe. Quindi, 18 minuti di workout, che mi dicevo, 18 minuti, cazzo, non fatico niente, capire, 18 minuti, ci metto pure orologio, che se sforo i 18 andiamo sui 19, gli chiedo subito una restituzione dei soldi, che comunque 18 minuti ne faccio 20, qualcosa non va. Quindi fa leva sulla pigrizia delle persone, sulla voglia di avere subito i risultati. Questo dice in 3 mesi già il mio fisico è stravolto. In 3 mesi, sì, comunque un cambiamento ci può stare, ma non è che puoi stravolgere il fisico, non è che in 3 mesi mi diventi da anoressico a profeta della verità, capito che te voglio dire? Quindi vuol dire il profeta quello che ci vuole: costanza nel tempo, un programma ben definito, un coach che ti segue, un nutrizionista, altrimenti col workout dei 18 minuti dentro casa che ti fai i pippi i piedi, non risolvi un cazzo, rimani nello stesso modo, a meno che non ti accontenti, magari sei una persona a sovrappeso. 18 minuti workout, da non fare un cazzo a fare un qualcosa, minimo di risultato ce l'hai, no? Quindi datevi una svegliata. Quindi ragazzi, la gente che mi dice, profè, ma esiste un programma di 18 minuti come il fisico da Ano più Ano che Sparta, il fisico da Negressidra, più volte ha comunque detto, perché ci sono persone, testimonianze di delle persone che hanno detto, oh, io col programma del Pagani mi sono trovato veramente bene, ho capovolto la mia forma fisica in 18 minuti al giorno. Ma il profeta non ci crede neanche se te vede in 18 minuti, a meno che, come vi ho detto, non siete persone che non avete fatto un cazzo, da non fare niente a fare un qualcosa, ovviamente i risultati ce l'hai. Quindi il programma praticamente avviene che tu ci metti il cronometro dei 18 minuti a pagare. Ma dai, Gesù, ma chi vuoi raccontare queste baggianate? Quando lo sai benissimo pure tu che in 18 minuti non si fa veramente un cazzo. Cioè, per avere un programma ben stabilito bisogna sputare sangue, come il profeta della verità, che se alzi alle 4:50 della mattina andiamo in palestra, 2 ore profetiche, ti è? Questa scultura umana che mostra luce neanche mi rende giustizia, comunque avete già visto su YouTube l'eccellenza profetica. Quindi profeta, esiste un programma? No. In 18 minuti che ti fa, non esistono i miracoli. I miracoli soltanto il profeta li può fare. Quindi neanche il miracolo di Fatima te salva. Andare in palestra, ti serve un programma, sì, adatto a te. Non ti serve comunque starci 4-5 ore in palestra, il tempo necessario, ma di certo non 18 minuti al giorno. 18 minuti veramente
un tempo veramente ridicolo. Cioè che con 18 minuti ci faccia la super set tra bicipiti e tricipiti. Quindi capito che te voglio dire. Quindi a voi, stolti, a tutte le persone che hanno anche 30 anni, che sono ridotte veramente male, che non hanno voglia di fare un cazzo, che sono comunque deallenate, che hanno un fisico sciorto, proprio come le mozzarelle, che se li vedete in giro sembrano proprio lo stracchino, vi dico, non trovate le scuse. Cercate voi di essere intelligenti e capire quando vi starà a trovare una scusa, che poi dopo andate a finire che vi trovate 18 minuti workout. Quindi scuse non esistono, dovete guardare voi allo specchio e dite come sto a livello fisico, anche comunque a livello di salute. Se vi guardate e fate schifo, guardo allo specchio e dici mamma mia, è meglio che cambiamo un attimo perché veramente oggi mi sei pian corpo. Se vedete che il vostro fisico non è come voi sperate, ve dovete mettere sotto. Non è che ci vogliono 18 minuti al giorno, 3-4 mesi, ci vogliono gli anni. Ci vuole una costanza e soprattutto che il bodybuilding, la palestra, diventi un vostro stile di vita. Come molti che mi dicano, profè, vedo mangiare 60 grammi di riso. Ma io posso mangiarmi 60 grammi di riso? Un uomo come me che pesa 98 kg, appunto perché pesi 98 kg e sei alto un metro in barattolo, te devi mangiare 40-60 grammi di riso. Anzi, il profeta te ne faceva mangiare 20, senza olio, proprio crudi, manco cotti. Capito che te voglio dire? Ci vuole sacrificio, senza sacrificio non c'è beneficio. Quindi è inutile che volete cercarsi i programmi 18 minuti, 3-4 mesi, vediamo il super grande cambiamento. Il profeta, no, ma comunque ogni anno, 365 giorni all'anno, andiamo in palestra, anche a Natale il profeta. Mentre c'è stava Natale, il profeta si mangiava la torta e stava in palestra, per farvi capire la motivation. Quindi i trucchi non esistono, i miracoli neanche. Ragazzi, fate una cosa, ascoltate la saggezza umana. Pensate con la vostra testa e siate obiettivi sui vostri obiettivi, nel senso, se vedete che voi avete un fisico che a voi fa cagare e volete migliorare, dovete migliorare e comunque in primis cercare di farlo con i vostri strumenti che avete a disposizione. Detto ciò, che già mi sono rotto il cazzo, fate una cosa, mettete un mi piace, condividete la voce della potenza profetica, condividete il video profetico, iscrivetevi al canale profetico, altrimenti ve ne andate a fanculo. Detto ciò, vi saluto, tiè. Beccatevi sto puzzle, va. Ci vediamo al prossimo video.